Casa Artigiani è nata nel 1973, come associazione di categoria del settore dell'artigianato per la provincia di Verona, poi via via nel tempo si è espansa in tutto il Veneto e adesso siamo presenti in tutte le province. Abbiamo una federazione regionale che è accreditata come parte sociale presso la Regione Veneto. Come associazione noi abbiamo fatto un grande sforzo per poter far sì che le imprese artigiane soffrissero il meno possibile della situazione che si è venuta a creare. Abbiamo innanzitutto costituito un gruppo di esperti che lavorava praticamente online dalle 7 di mattina fino a mezzanotte per assistere quelle che erano le imprese artigiane della provincia, non necessariamente iscritte all'associazione, ma tutti coloro che avevano questa necessità. Perché? Perché di fatto ci siamo trovati davanti a un qualcosa di epocale, quindi abbiamo ritenuto giusto aiutare tutto il comparto indipendentemente dall'attività che questi svolgevano di assistenza già presso la nostra associazione. E abbiamo istituito quindi tutta una serie di, una squadra di persone che per tipologia di problema potesse affrontare e anche confortare un po' quelle che sono state le imprese, avvalendoci anche di tutti quelli che sono stati i sistemi che per il momento sono stati utilizzati come social network per poter diffondere le notizie, le comunicazioni che sono state date attraverso le televisioni e i giornali, ma soprattutto attraverso dei numeri che abbiamo messo a disposizione in di questo gruppo che noi abbiamo denominato forse tra i primi come task force. In realtà siamo stati anche citati dall'Avvenire per questo tipo di situazione da Italia Oggi come esempio. Diciamo che questo tipo di gruppo ha portato ad una marea di contatti di aziende che forse non conoscevano il ruolo delle associazioni, che hanno forse capito che essere parte di un gruppo vuol dire anche essere al centro di una serie di informazioni importanti che alla fine dei conti possono risolvere dei problemi in momenti così difficili come quelli che hanno vissuto. Noi abbiamo un'attività molto elevata in questo momento di incontri che vengono fatti online, quindi i famosi webinar che sono in parte formativi e sono aperti per tutte le aziende del territorio veronese e in parte invece sono veri e propri percorsi formativi che insomma di fatto aiutano le aziende a svolgere da casa quelle che prima erano le attività che venivano svolte attraverso le sedi provinciali e le sedi periferiche. Questo nuovo sistema di e-learning che per molti versi non era accettato anche dalla regione come sistema, ormai di fatto sta entrando nelle case di tutti e credo che potrà essere anche un ottimo sistema per far sì che la gente si abitui a utilizzare quella che è la tecnologia moderna anche per gli aggiornamenti e per quelle cose che è possibile fare da casa senza quindi creare spostamenti di traffico e anche di conseguenza inquinamento. Noi adesso stiamo riorganizzando tutte le attività delle categorie di mestiere. Lei sa che nell'artigianato ci sono più di 300 attività, quindi pian piano stiamo riconducendo un po' a riordinare quelli che sono i sistemi attraverso quelle che poi le normative di fatto hanno in maniera molto, molto pesante ridimensionato o comunque riordinato, cercando di aiutare quelle aziende che in questo momento qua sono in difficoltà con le valutazioni dei rischi, con i sistemi di sicurezza, con gli aggiornamenti sui corsi di formazione che per quanto prorogati comunque prima o poi dovranno essere fatti. E da questo punto di vista abbiamo pronte delle piattaforme che per le aziende che volessero avvicinarsi credo che siano molto utili anche per evitare questi spostamenti che dicevamo prima, che storicamente si facevano attraverso dei corsi che erano fatti in associazione. E poi una seconda cosa che stiamo facendo molto interessante è quella di assistere le aziende dal punto di vista creditizio. Noi abbiamo un consorzio FIDI che opera a livello provinciale, cioè a livello territoriale, che quindi assiste le aziende non soltanto nelle garanzie, ma anche dà una vera e propria assistenza su quelle che sono le tematiche più importanti di questo momento che sono state inserite dai DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi un'assistenza diretta che viene in aiuto alle aziende che in questo momento si trovano in difficoltà, magari a fornire tutte le documentazioni che le banche chiedono o a capire qual è il miglior sistema per poter lavorare su determinati prodotti rispetto ad altri. E a questo è corredata anche un'assistenza, sempre gratuita, data alle aziende che si avvicinano all'associazione per capire quali sono gli strumenti che i vari decreti mettono a disposizione per cercare di non farsi scappare quelle opportunità che per le aziende sono molto importanti, come i crediti d'imposta o qualsiasi altro strumento che possa in qualche modo essere utile a scavallare questo periodo. Quindi noi in questo momento ci stiamo programmando per assistere, anzi siamo già pronti per la verità, ad assistere tutte le aziende da qua alla fine dell'anno per capire come ricollocarsi all'interno del mercato, diciamo, economico che in questo momento ha dei cambiamenti che sono molto profondi.